Andiamo a vedere cosa è successo lì nel 1994. Vai. Ah, c'era questa autoradio? Vabbè, grazie mille. È il 1994, il circuito è quello dell'Alemannenring di Singen. Alessandro Nannini su Alfa Romeo e Klaus Ludwig su Mercedes si giocano il titolo all'ultima gara della stagione. Il tempo è inclemente, il circuito è cortissimo, 2,8 km, ma insidioso come pochi. Come girare con un carrello della spesa nel negozio di bicchieri di cristallo, per intenderci. Gara 1, vede la vittoria di Nicola Larini, secondo Stefano Modena, terzo Chris Nissen, l'attuale boss di Volkswagen Motorsport. Ludwig e Nannini tutti e due fuori. Gara 2 deciderà chi sarà il vincitore del titolo 1994. Nannini è davanti a Ludwig, virtualmente è campione. Questo video non è interessante, tutte doppiate. Mi arrabbio. Nessuno sembra poter impensierire il nano. A 5 giri dalla fine però accade un fatto clamoroso destinato a far cambiare irrimediabilmente la sorte del campionato per il pilota italiano. Ma non hanno le retromarce? Roland Dash, alfiere Mercedes, già doppiato, attuando un crudele e spietato gioco di squadra, tampona Nannini al tornante, facendolo bloccare contro le barriere. Ma poi con questa musica mi sembra tutto memoso. Eh sì. Rick Rold. Nannini got Rick Rold. Nannini scende dalla vettura, manda qualche saracca all'indirizzo del tedesco, poi risale in macchina. Ah, è sceso a bestemmiargli e poi è ritirato. Il muretto Alfa è imbufalito. Giorgio Pianta abbandona la sua postazione. Grazie Leo per i 10 metri. Rientra alla velocità curvatura in pit lane e chiede un cambio gomme ai meccanici sbigottiti. Say goodbye. E box così improvvisati sembra. Alessandro torna in pista, stavolta non lo fa per vincere il titolo, ma per vendicarsi. Se ne rendono presto conti, 100.000 sugli spalti. 155 V6 sembra uno squalo a caccia della preda. La vittima è la classe cinera del vile Ascio. Che cazzo gli fa? In un batter d'occhio Nannini inquadra la sua vittima e in men che non si dica, bam! Lo spedisce in una via di fuga in fondo al rettilineo. Una botta tremenda. Il tedesco ha avuto quello che si meritava. Nannini non vince il titolo, ma si toglie perlomeno la soddisfazione di martoriare un pilota e una vettura tedesca in casa loro, facendo però qualche decina di milioni di danni alla sua 155, che prende fuoco mentre Alessandro si allontana incazzato ma soddisfatto e non guarda l'esplosione. Ma Telenova, ma che lessico è? Si allontana incazzato ma soddisfatto. Gesti ad altri tempi, forse di piloti d'altro stampo. Gente coi maroni come quelli di adesso, che però ma non cosa? Mai fuori. Ma cosa? Telenova, ma cosa dici? La gente coi maroni. È un criminale, ma cosa? Telenova.